Allora, tu fai l'educatore cinofilo, sì, che significa poi sostanzialmente essere anche uno psicologo non solo del cane ma anche del proprietario in molti casi, perché i problemi dove nascono? Sono problemi fondamentalmente di comunicazione tra l'uno e l'altro. Esatto, bravo, hai centrato il punto perfettamente, di linguaggio, perché usiamo due linguaggi completamente differenti. Diciamo, quello che io dico sempre alle famiglie è che loro non possono imparare la nostra lingua, però noi il loro linguaggio sì. Quindi noi abbiamo la possibilità di fargli capire determinate cose con il corpo, per esempio, con uno sguardo, con determinati atteggiamenti che loro possono capire, e mentre invece parlandogli, usando tante parole, di solito si usano troppe parole, loro non capiscono. Ecco, ma è vera questa storia che loro comunque dopo un po' qualche parola, cioè qualche suono lo capiscono, riescono a associarlo, che è ovviamente il loro nome, no? È chiaro che lo sì, esatto. Ma riescono loro a capire dalle parole anche i tuoi stati d'animo, i tuoi... non lo so, è vera questa cosa? Allora, loro non capiscono le parole nel senso di discorsi. No, certo, okay? Certo. E capiscono delle parole se gli vengono insegnati. Adesso ti faccio un esempio, sì, un comando, quindi sì, seduto. Possiamo farglielo associare al seduto, alla parola seduto. Chiaramente lui, per lui non avrà una concezione, però come riconosce per noi. Quel suono, riconosce quel suono, però insomma, chiaramente, per farti capire, per assurdo, io potrei anche insegnargli a mettersi seduto dicendo nuvola. Nuvola, no, 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 al quello sì, sì, no, no, sì, perché sì, invece sì, spesso le persone pensano che i cani capiscano proprio le parole. Significato, solo sì, rimane solo il significante, diciamo, solo l'involucro, insomma. Può succedere che l'errore è primordiale, cioè che il proprietario, che per carità voleva il cane, desiderava il cane, ma alla fine voleva il cane come poteva desiderare, non so, ecco, un oggetto quasi. Purtroppo sì, molto spesso noi creiamo anche dei problemi ai cani. Giusto. Quindi il problema è proprio a monte, perché... quando si prende con sé, insomma, un animale come può essere un cane, insomma, gli si deve dedicare tempo. Esatto, tempo, assolutamente, attenzione, amore, sì, senza è un membro dubbio della famiglia a tutti gli effetti. E poi è importante anche la razza, anche nei medici, certo, hanno delle esigenze particolari. Però c'è un linguaggio universale, grosso modo. Sì, quello cioè, sì, dal maremmano al beagle. Seduto e seduto, assolutamente, insomma. Le esigenze a grandi linee anche le stesse. Il chihuahua ha la stessa esigenza di poter annusare ed esplorare ecco, mare in mano di un labrador. Ma tu dai anche consigli prima di acquistare i cani tante volte? Ti chiedono purtroppo qualcosa... in Italia non c'è ancora questa cultura. In Italia, diciamo, la prevenzione non è... quando c'è il problema si cerca di risolverlo, ma prevenirlo è un po' complicato da elaborare per noi. Però succede, sarebbe come l'ideale. Quel mio amico, lo ricordo benissimo, al liceo, che avendo casa piccola dice voglio un cane d'appartamento, quindi l'associazione cane appartamento non esce, no, deve essere qualcosa di piccolo. Sì, peccato che anche il Jack Russell è piccolo, e preso un Jack Russell ma l'appartamento veramente scoppia. E questo si vedeva quando lo portavamo a passeggio al parco, assolutamente, insomma, d'appartamento non è nessuno. Togliere il guinzaglio spariva, insomma, andava presso le... Tu puoi anche avere un monolocale veramente di 25 metri quadri, sì, e avere un maremmano, un boaro del Bernese, perché in realtà quello di cui ha bisogno poi sono le sue uscite quotidiane. Certo. E la casa è un momento di riposo, di solito si possono fare anche attrattività, ma non, insomma, un po'... Anche questa cosa, non ho il giardino, quindi non prendo il cane. Cani chiusi nei giardini tutta la vita, anche perché al giardino, perché pensano che sia sufficiente, quando invece non è così. E insomma, quindi, insomma, bisogna dedicargli il tempo. Certo, in città è un po' difficile, perché comunque le persone lavorano, le persone sono spesso assenti, e certo, spesso il cane rimane, se non viene portato appunto in un centro cinofilo, insomma, qua, rimane a casa da solo. Sì. Quello è un problema, perché poi il cane cerca l'uomo, quello è il discorso. Assolutamente, ecco, chiaramente. Ricollegandoci ai gatti, no? Che tutto sommato il gatto... ci sei o non ci sei, esatto, ma il cane invece, sì, ha proprio bisogno, è un animale sociale, ha bisogno sicuramente di stare con noi. È un errore anche non lasciarlo mai solo, perché il giorno in cui magari abbiamo delle problematiche deve rimanere da solo, ne, certo, soffrirebbe. Quindi anche abituarlo a stare da solo serenamente è importante, e altrimenti poi si creano anche delle patologie come ansia da separazione e quant'altro. È chiaro che se io lavoro 10 ore al giorno e non ho la possibilità di mandare qualcuno a far passeggiare il cane e quant'altro, magari sono un pochino eccessive, insomma. Tu però, quali sono i tuoi step, diciamo, principali quando entri a casa di qualcuno che ha dei problemi con il proprio cane? Allora, io di solito durante cosa la prima di lezione di capire subito? Qual è la cosa che ti interessa capire subito?
La relazione, chiaramente, ma quella non ho bisogno di chiederlo, di solito mi rendo conto di ciò che accade nella famiglia e le dinamiche in poco tempo. Diciamo, faccio molte domande sulla vita del cane, sulla vita che fa il cane, quante volte esce, che tipo di attività fanno, che tipo di giochi fanno insieme, è importante, cambia molto se ci sono dei bambini in casa, quanti anni hanno, faccio un po' ho una visione generale di quello che è la vita degli umani, dei proprietari e del cane. E poi di solito mi chiamano già per un problema, a meno che non siano cuccioli appena presi, spero che nel tempo siano sempre di più, perché come vi dicevo la prevenzione è la cosa più importante. E poi si parte da un problema di solito per cui ti hanno chiamato, ma poi io magari ne vedo altri 3 o 4 e glieli faccio. Ormai non hanno, esatto. Certo. E allora, ovviamente la domanda credo abbia una risposta scontata, però te la faccio, è d'obbligo quasi: come mai hai scelto di intraprendere questa professione? Io ho avuto diversi cani nella mia vita, l'ultimo sempre un pochino ribelli, e ho fatto chiaramente degli errori enormi, come fanno tutti quelli che non fanno il mio mestiere, giustamente. E con l'ultimo ho deciso di educarlo, di fare un percorso insieme a lui, ma iniziando ad informarmi mi sono particolarmente appassionata e ho iniziato. Che cane hai? Meticcio? Io ho uno spitz di Pomerania, che sarebbe un volpino tedesco, diciamo, per far capire un po' più comunemente, sì. Che mi è stato regalato. Perfetto, Valeria. Oh, allora, per contattarti a questo punto, siccome lavori a domicilio, ti sposti dove? Su Roma? Su tutta Roma, sì. Tutta Roma. E come ti si può contattare? Insomma, questa è un po' la domanda. Sì, io ho una pagina Facebook, un sito web e su entrambi si possono, cioè anche pubblico il mio numero di telefono. Di solito preferisco sempre il contatto telefonico, perché mi faccio già un'idea dalla telefonata di ciò che si andrà a fare e quant'altro, però chiaramente posso essere contattata anche via mail o Facebook. Spesso viene scelto Facebook come primo contatto, in effetti. Benissimo, Valeria, è stato un piacere, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.